Siamo qui con il signor Di Gennaro Francesco, uno degli organizzatori e uno dei direttori di questa organizzazione. Cosa ne pensate di questo circolo? Cioè, stiamo facendo questa iniziativa della prima festa del nonno per valorizzare il centro, il circolo e tutte le nostre, il nostro rione. Cerchiamo di coinvolgere tutti, anche voi. Credo che questa sia una riunione di persone molto importante anche per la società. Sì, senz'altro. Di fatto noi abbiamo invitato ai vari esponenti politici che ci daranno una mano e speriamo che in seguito loro faranno tutto per valorizzare il nostro centro. Questo centro per noi è tutto. Perché ci sono le mie bambine. Non vi piace come state organizzando questa manifestazione? Assolutamente sì. È una festa con gli uomini anziani. Siete felici di farne parte? Come no? Voi siete uno, credo che siete uno dei membri, dei nonni che fanno parte, giusto? No, io sono un socio. Siamo qui con l'assessore dell'Ovicario. Assessore, cosa ne pensate? Allora, qualche anno fa abbiamo donato a questa zona di Aversa il Circolo della Vecchia, che è dove ci troviamo oggi a festeggiare il nonno come simbolo della persona anziana di Aversa. Credo che sia fondamentale dare una giusta attenzione alle persone di una certa età, i cosiddetti meno giovani, perché è da loro che noi possiamo capire l'importanza della vita, l'importanza dell'esperienza e l'importanza delle azioni da svolgere per migliorare la qualità della vita delle persone che abbiamo citato poc'anzi. Quindi l'attestazione della presenza da parte delle istituzioni di Aversa danno un significato particolare a quello che è stato organizzato qui oggi. È presente il sindaco, è presente il consigliere Galluccio ed io medesimo per cercare di valorizzare iniziative del genere e cercare di rifarle, ripeterle con un coinvolgimento maggiore di tutta la cittadinanza e non solo delle periferie di Aversa. Sono quelle cose che a prima vista danno l'impressione delle piccole cose, invece poi sono cose importanti, perché io sono sempre del parere che i vecchietti e i bambini sono i più indifesi, sono quelli che meritano più attenzione da parte dell'amministrazione. Ma la cosa più importante è che la stiamo organizzando in questa parte di Aversa Nord, dove tutti parlano in un modo particolare, invece è gente che ha bisogno di divertirsi, è gente che ha bisogno di essere presa in considerazione, è gente che ha bisogno di attenzione. Noi nel nostro piccolo facciamo anche questo. Comunque abbiamo notato che c'è una grande affluenza. Cosa le provoca in lei? Anche se ci fossero tre persone proverei emozioni, perché ripeto, parliamo di una categoria debole, come dicevo prima. Salve amici di Pupia, siamo qui con il consigliere Galluccio. Consigliere, cosa ne pensate di questa manifestazione? È una prima manifestazione che si svolge qui nel quartiere nord di Aversa e devo dire, sono veramente felice dell'invito fatto dagli amici qui dell'associazione Circolo titolato all'ex consigliere della Vecchia. Gli faccio i complimenti perché vedo che hanno movimentato un pochettino tutti i nonni del quartiere e devo dire la verità, gli faccio ancora doppiamente i complimenti perché penso che la figura del nonno è una figura importante per noi giovani che siamo cresciuti spesso quando i genitori lavorano vicino ai nostri nonni, quindi io valoro il ringraziamento per ricordare una figura importante specialmente per noi giovani di cui nella nostra crescita troviamo sempre vicino. Siamo qui con l'organizzatore Lorenzo Molitierno. Signor Molitierno, cosa ne pensate di questa organizzazione? Allora, questa manifestazione da me è stata fatta perché l'ho voluto fortemente questa manifestazione, perché in questo circolo che noi abbiamo dei pensionati deve essere un circolo in questo rione il principale motivo per fare queste cose. Che i nonni di questo circolo devono essere, a parte il fatto che i nonni devono essere in primo luogo i principali di questa festa, sono i principali di questa festa, abbiamo voluto che questi nonni partecipassero, infatti abbiamo
insieme alla scuola, ringrazio anche la scuola Quinto Circolo, poi vuoi dire che adesso i bambini ci onorano. Signor Molitiero, vengo molte targhe e molti, diciamo, di specie di diplomini. Cosa sono? Allora, queste targhe sono un omaggio ai nonni longevi, ai nonni più anziani di quel quartiere. Abbiamo, loro non lo sanno ancora, stiamo facendo una sorpresa ai nonni. Questa manifestazione veramente è importantissima perché ha sensibilizzato tutto il rione, che era un rione molto abbandonato, un rione che si lasciava molto desiderare a influenzare un po' le persone qui dentro, perché ci sentivamo tutti abbandonati da tutti questo rione. Ai nonni, ed ora un grazie a tutti voi nonnini, vi prego perdonateci se siamo birichini, in fondo siamo piccoli, siamo tanti chiacchierini, ma vi vogliamo bene, e sapete perché? Un mondo senza nonni, che mondo è? Se la mamma ci sgrida, voi subito accorrete, se ci facciamo male, al cuore si stringete, i nostri capricci sapete perdonare, il vostro cuore è grande e ci sa molto amare. Gli anziani insegnano, raccontano, è una gioia sentirli. Sono una mano che porta ad affrontare le difficoltà. Senza di loro la vita della strada, la vita sarebbe perduta. Voglio bene a tutti i miei parenti, ma al nonno sono proprio affezionato. Conosce mille cose divertenti e poi anche a pescare mi ha insegnato. Lui guarda il calcio e urla come un matto, poi dalla nonna prende una sgridata, mi guarda, strizza l'occhio soddisfatto e dice: certo, è ancora innamorata. La cosa che mi piace più del nonno è che anche se a non ha paura di invecchiare, anche se certe volte casca un po' nel sonno, ha la mia stessa voglia di giocare. Io volevo solo ringraziare il grande Mimmo Ciarapello, perché sicuramente ci lascia una vesta migliore, ha lavorato tanto e non penso che qualche altro sindaco può raggiungere i suoi obiettivi, i suoi traguardi. Il centro è stato dedicato per volontà dell'amministrazione a mio fratello Peppino. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito perché questo centro nascesse. Però non so, forse nessuno di voi conosce mio fratello. Io lo conosco. Lui lo conosce perché siamo del borgo, siamo nativi del borgo, però da tanti anni viviamo nel centro di Aversa. Comunque mio fratello era una persona, non perché era mio fratello, umile e nello stesso tempo una persona fattiva, volitiva e determinata. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima lacrida. E tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vari 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più. Non te ne danno più. E ogni male fa più male, tu risparmi il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, vecchio,